quale mi sta meglio, il verde o il fucsia? Beh, secondo me il fucsia, ma cosa devi farci con questo vestito? Non te lo posso dire, mi dispiace. Ma come? Siamo migliori amiche, puoi dirmi tutto. Beh, è vero che siamo migliori amiche, ma non dobbiamo per forza dirci tutto, tutto. Uffa, ma non è giusto. Benny, ti è appena arrivato un messaggio? Fede? No, no, non puoi vedere. Ma come? Questa volta mi dispiace, ma dovrei farti i fatti tuoi. Comunque ho deciso, metterò questo verde. Vado a provarlo, ciao! Certo che Benny oggi è davvero misterioso. Ah, Fede, sei qui? Sì, Dani, stiamo giocando alla Play. Forse ho avuto un'idea. Fede è impegnato a messaggiare con Benny, quindi posso leggere dal suo cellulare i messaggi che Benny mi ha nascosto. Shh, Robby. Concentrati, Fede. Robby. Che c'è, Dani? Vieni di lì un secondo. Non posso, sto giocando. È importante, vieni. Arrivo subito, coprimi. Va bene. Che c'è, Dani? Che c'è? Robby, mi devi aiutare a leggere i messaggi di Fede. I messaggi di Fede? Sì. Perché? Non importa, ora non posso spiegarti, ma trova il modo, ok? Ok, va bene, ci penso io. Allora, io lo distraggo e poi tu prendi il telefono. Sì, sì, perfetto. Dai, eccomi, Robby, dai, Robby, che sto perdendo. Lo sai che ho un nuovo quadro lì, hai visto che bello? Un nuovo quadro? Sì. No, ma dai, gioca che stiamo perdendo. Hai ragione, ma perché guardi il telefono? Non guardare il telefono. Non ti preoccupare, dai. Ecco fatto, funziona sempre. Ottimo, Robby, ora che è svenuto, Fede, posso leggere i suoi messaggi. Ma perché ti serve il telefono di Fede? Fede e Benny ci nascondono qualcosa e noi dobbiamo scoprirlo. Cosa ci nascondono? Ecco qui. Ma quali sono i messaggi di Fede? Guarda cosa c'è scritto. Si incontreranno oggi pomeriggio in un ristorante. Chi? Fede e Benny. Fede e Benny? Un appuntamento in un ristorante? Sì, sì, c'è scritto proprio qui. E i messaggi non mentono mai. Non ci credo. Sotto i nostri occhi stava nascendo l'amore. Ah, lo sapevo. Quei due si sono sempre piaciuti. E voi, amici, che ne pensate? Sarebbero una bella coppia loro due? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Piuttosto, adesso chi gioca con me ai videogiochi? Ehi! Benny! Benny, apri! Oh, Dani, che c'è? Insomma, che mi dici tra te e Fede come sta andando? Ma tu come sai questa cosa? Chi te l'ha detto? Non posso dirtelo, ho le mie fonti. Vabbè, non mi interessa neanche come tu l'abbia scoperto, però mi raccomando, stanne fuori, ti prego, stanne fuori. Ma no, Benny, io voglio aiutarti. Lo sai, sono la tua migliore amica e voglio solo il meglio per te. Dani, siamo soltanto due amici che vanno a mangiarsi qualcosa insieme, niente di più, non è un vero appuntamento. E ti dirò di più, se fai qualcosa o se ti intrometti, non saremo mai più amiche. Va bene, non farò nulla. Spero che abbia capito. A quest'ora l'appuntamento sarà già iniziato. Io sono troppo curiosa, non posso stare qui ferma a non fare nulla. Ho deciso, andrò all'appuntamento. Robby! No, aspetta, ti faccio sedere io. Oh. Prego. Grazie, Fede. Prego. Oh, come sono emozionato. Che carino questo posto, ma quindi l'hai scelto tu? Sì, è molto bello, visto? E c'è pure l'albero di Natale, la candela. Però io sento un po' di fame. Hai fame anche tu? Anch'io ho molta fame, però non so che ordinare. Tu cosa ordinerai? Guarda, non lo so, chiediamo dei menù. Cameriere? Robby, dobbiamo riuscire a spiarli. Sì, li vedo, sono lì al tavolo. Solo che non riesco a sentire nulla, Dani. Dovremmo riuscire ad avvicinarci in qualche modo.
Hai portato i costumi che ti avevo detto, sì? Certo, Dani, ho portato i costumi per mimetizzarci e arrivare fino a loro senza essere minimamente visti. E allora cambiamoci. Ma sei sicura che sia un'ottima idea? Perché non li lasciamo da soli al loro appuntamento? Ma no, Robby, non esiste. Io voglio vedere l'amore sbocciare. Ringo, volete ordinare? Allora, io prenderò una buonissima margherita. Anche per me, sì. Allora, una margherita. Allora, due margherite. E in più, una Coca-Cola per me. E anche per me, una Coca-Cola. Perfetto, arriviamo subito. Grazie, a dopo. Ho veramente tanta fame. Abbiamo gli stessi gusti. Sì, che bello. Robby, ma ti sembrano dei costumi per passare inosservati questi? Perché? Che cosa hanno di male? Sono dei costumi che nessuno noterà mai. Ah, sì, certo. Lo spero per te. Ora fammi passare. Vado prima vai. Io avanti. Tranquilla, Dani. Il nostro piano funzionerà. Ah. Quindi, dicevi, cosa hai fatto oggi? Ho giocato alla Play con Robby. E poi mi sono preparato per venire qui. Ci sono quasi. Dani, non esagerare, non andare troppo vicino, altrimenti ti scopriranno. Che c'è, Fede? Che è successo? Dani? Robby? Ma voi che ci fate qui? Che coincidenza, anche voi in questo ristorante. Noi siamo stati assunti da questo ristorante per cantare e ballare la nostra nuova canzone. Sì, dobbiamo fare uno spettacolo. Ah sì. Uno spettacolo? Ah sì, voglio proprio vedere. E quindi, Robby, ora che cosa facciamo? Beh, Dani, ci tocca ballare la nostra nuova canzone Amicizia. Ci sono giorni che sanno volare, con un amico ogni attimo è spettacolare. Quanti ricordi non potrai scordare, perché da soli questo viaggio non è uguale. Amici, avete già ascoltato la nostra nuova canzone Amicizia? È troppo bello il videoclip! Mi raccomando, correte a guardarlo e a ballare con noi! Na 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 na, che sanno volare! Bravissimi! Bene, adesso se lo spettacolo è finito, lasciateci soli, andate via, grazie! Dato che vi è piaciuto lo spettacolo, magari adesso possiamo rimanere con voi! Tranquilli, andiamo via, ciao! Ciao! E se vi vediamo ancora qui a spiarci, non saremo più amici! Esatto, Fede, ben detto! Robby, dobbiamo trovare un altro piano, un piano migliore! Per spiarli? Per ascoltare tutte le cose romantiche che Fede starà dicendo a Benny! Cose tipo, Benny, i tuoi occhi sono come delle mozzarelle filanti, i tuoi capelli come del sugo su una pizza. Ma quali occhi è a mozzarella o cose filanti? Ho un po' fame. Robby, non sei affatto romantico. No! Mi è venuta un'idea, Robby! Seguimi, vieni con me! Da mangiare. Sì, infatti, la margherita poi è molto semplice da fare, c'è un po' di pomodoro, mozzarella e un po' di basilico. Mi spieghi perché mi hai fatto vestire da donna? Semplice, Robby, ci fingeremo dei clienti del ristorante. Ho capito, ma perché non potevo essere un altro ragazzo e tu un'altra ragazza? Semplice, perché così non sembreremo io e te, ma sembreremo altre persone. D'accordo, andiamo. No, no, Robby, non puoi parlare in quel modo. Devi parlare da femmina. E io da uomo, ecco. Io ho aggiustato la mia voce, ora prova tu. Ok, Dani, andiamo. Andiamo? Vieni, amore mio, ti ho portato al ristorante. Buonasera, salve. Buonasera, buonasera. Ups. Che strana coppia quei due. Sì, sì, molto strani. Robby. Cosa stai facendo? Devi comportarti come una vera ragazza. Va bene così? Sì, sì. Fai finta che questo sia il nostro appuntamento. Ok, Dani, farò finta che questo è il nostro appuntamento. Il nostro appuntamento?
Come sei bello, caro! Come sei bella, cara! Finalmente mi hai portato in un ristorante come si deve! Una ragazza come me ha un sacco di necessità, sai! Cameriere, vorremmo ordinare! Benny, ti rendi conto che Dani e Robby sono venuti qui e ci hanno pure disturbato? No, non ci posso credere, non ci posso pensare. E le avevo detto a Dani, mi raccomando, fatti i fatti tuoi e non provare a intrometterti. E lei cosa fa? Esatto, questa qui è la nostra cena. Un momento per stare tutte e due insieme, per mangiarci una buona cosa insieme. Esatto. E loro sempre ci devono disturbare. Che poi l'altro giorno stavo vedendo di andare in vacanza alle Mauritius. Esatto, come Clara, quella che fa Pilates con me, hai presente? Ogni volta te ne parlo, ma tu mi ignori sempre, ogni sera la stessa storia. Io voglio un rapporto con te, hai capito? Robby, ti ricordo che questo non è un vero appuntamento, ma siamo qui soltanto per sentire quello che si stanno dicendo. Buonasera, i signori vogliono ordinare? Ah, certo, finalmente. Allora, caro, cosa prendiamo? Lui è intollerante al lattosio, quindi non può mangiare niente che sia con il latte o il burro. Ma quale ordinare? Cameriere, ci lasci un po' da soli, dobbiamo parlare un secondo. Va bene, signori, allora tornerò tra poco. Sì, grazie. A dopo. Lo scusi, a volte è proprio un cafone. Va bene. Ma quale cafone? Smettila di fare la femminuccia! Mi tratta così male a volte! Piuttosto, Robby, non riesco a capire bene quello che si stanno dicendo! Devo trovare un modo per avvicinarmi! Mi è venuta un'idea! Robby, richiama quel cameriere! Sì, sono proprio così! Sai che una volta invece Dani mi ha regalato dei cioccolatini al latte, i miei preferiti, e se ne è mangiati la metà! Lo sai che invece Robby tutte le volte mi dà il joystick quello rotto, perché è troppo scarso a giocare alla PlayStation! Cameriere, mio marito ha deciso che vuole ordinare, finalmente mangeremo insieme! Eccomi signori, sono tornato, che cosa devo ordinare? Anzi, che cosa volete ordinare? Robby, hai portato la palla della pizza? Un attimo, ce l'ho sempre nella mia borsetta. Perfetto. Ecco fatto, ma che ti serve, caro? Ecco fatto, Robby. Ora ruberò i vestiti del cameriere e mi fingerò un cameriere. Ecco qui, perfetto. Robby, sembra un vero cameriere, vero? Wow, amore, sembri davvero un cameriere. Allora io ti ordinerò una matriciana, cara. Non sono un vero cameriere, è solo un travestimento. Uffa, ma io avevo fame. Bene, ora potrò avvicinarmi a Benny e Fede. Però devo aggiustare la mia voce. Così andrà bene. Ehi, guarda, ecco il cameriere. Ecco a voi dei buonissimi spaghetti da condividere. Ehi, un momento, ma dov'è l'altro cameriere? È scivolato su una buccia di banana, quindi non poteva più servire. Ma questa non è la nostra ordinazione. Noi avevamo chiesto due margherite. Ormai dovete mangiare questo. La cucina ha chiuso, magari ci sarà stato un problema. Buon appetito! Spaghetti da condividere? Vabbè, dai, meglio di niente. Faremo comunque una bruttissima recensione per questo locale. Perché gli hai portato degli spaghetti? Beh, semplice, Robby. Voglio che Fede e Benny si mettano insieme, quindi stai a vedere. Oh, hanno preso lo stesso spaghetto. I nostri amici si baceranno e si fidanzeranno. Buono. Ma che fai? Lo sai, i ragazzi devono mangiare sempre di più rispetto alle ragazze. Ma non lo sai che un vero gentiluomo l'avrebbe lasciata una signora? Ma no, ma noi dobbiamo crescere. Sei un vero cafone. Che carini, qual è il punto in cui si baciano? No, ma non dovevo andare così. Dove vai? E inoltre, vedi di stare seduto composto a tavola.
tavola. E invece tu, tu puzzi e ti devi mettere più deodorante. Sì. Cosa sta succedendo? No, a te puzza l'alito. Ehi, puzza di più. Ehi, no, sto parlando con i voi. I tuoi capelli intanto li devi piegare meglio, perché sono tutti scompigliati. Ma poi come... Qualcuno mi ascolti? Un cameriere. È perché tu con questo vestito verde che non ti si abbina per niente. Ma come ti permetti? Questi cosa sono? Ma sono baffi! Mi si sono staccati! Può capitare! Ma come fanno a staccarti i baffi? Questi qui sono proprio baffi finti! Aspetta un attimo! Dani! No, io non sono Dani, mi chiamo Mario! Ma quale Mario? Dai amici, lo sapete che io sono troppo curiosa! Ma te la facciamo passare noi la curiosità! Vieni con noi! Ciao, ciao, Dani! Ah, l'amore!